ho sentito tutti, diciamo, le persone più vicine che ci stiamo messaggiando, anche con il parroco che, dove lui è cresciuto e dove anche i vostri colleghi hanno chiamato, ci siamo sentiti, io, come dire, sto cercando di ritardare per andare a trovare la famiglia dentro, perché penso di trovare qualche parola in più, insomma. Aveva tre figli piccoli, no? Assolutamente, se voi vedete la fotografia di WhatsApp, che poi vi farò vedere, telecamere spente, capirete tutto. Cioè, ci sono delle cose che non c'è bisogno delle parole, basta un'immagine perché ognuno di voi possa dire la sua, anche se non lo conosceva. Dall'immagine può capire chi era Luca. Amorevole, proprio un padre modello. E dopo di questo, ecco perché la villa che abbiamo acquistato la intitoleremo a lui, perché l'ultimo messaggio credo che sia molto. Antonio, mi dicono che sei finalmente riuscito a fare quell'operazione. Ti ricordi quando sognavamo dell'acquisto della Villa Medolago, che poi è stata bruciata, eccetera, eccetera? Ora complimenti, allora che la città l'abbia comprata. Bravo, veramente una bellissima operazione. Bravo Antonio, bravo nostro sindaco. Quindi Simo, tu sei già passato dalla famiglia? Guarda, Passato fuori, sono fuori con la macchina. io ci faccio un saltino al volo. Ponti, e lui era un costruttore di ponti. Ha preso questo ambito di servizio, di relazioni fra i popoli come ambasciatore proprio a questo. Cercava veramente, ve l'ho già detto forse, io sono stato in Congo e una sera eravamo a cena a casa sua. C'era un sacerdote che aveva, quel sacerdote che ha iniziato quella casa lì, questa struttura per studenti, e aveva fatto anche un ospedale, piccolo ospedale nella foresta, però, in una zona però pericolosa dove lui è stato ucciso, quella zona lì. Perché dovevamo andare. Perché dovevano cambiare il medico, c'era una situazione, l'ospedale era fermo, pur in una zona bisognosa, però mancavano medicine, mancava personale, bisognava andare. E lui ci ha detto, come diciamo così, responsabile Istituzionale no. verso voi italiani, devo dire di non andare, però io la penso come te, andate. No, no, ho perso i capelli. No, cosa metto? Prete, sacerdote accesato. Carissimo Don Angelo, spero di trovarti bene, che stai in salute. Ti saluto io, ti saluto Zacchi, ma veramente con tanto affetto. Auguri di buon anno, è tanto troppo che non ci sentiamo. Buona settimana di cuore. Questo ho fatto al 1 febbraio, ecco l'ultima volta che ho sentito lui, che l'ho risposto, poi vabbè, accompagnato dalla preghiera per te e per la tua bellissima famiglia. Un abbraccio, Don Angelo.